Sono felice, ma sono felice più per la squadra che per me, che dobbiamo fare queste due partite alla grande. Però troppa sofferenza. Lo so, però va bene così, basta che si vince. Pure le squadre di Serie A, la Juve vince 1-0 e porta i 3 punti a casa. Quello conta, nei 3 punti alla fine. Eugenio, tu eri considerato, se mi permetti il termine, un fedelissimo di Sì. Auriemma. Come hai preso l'esonero dell'allenatore? No, mi è dispiaciuto, però il calcio è anche questo. A volte vanno in base ai risultati e ora dobbiamo concentrarci su queste due partite e poi dobbiamo fare i playoff alla grande. Sarete arbitri della lotta per non retrocedere perché oggi avete giocato con il Grosseto, giovedì ci sarà la Pistoiese e poi l'ultima con l'Imolese. Insomma, la lotta per le zone basse della classifica, la regolarità di questo campionato passa anche, insomma, per le gare con il Pescara. Sì, ma queste secondo me sono le partite più difficili. È più facile giocare quando giochi con un Cesena, con un Entella, perché la partita si prepara da sola. Queste sono partite difficili che loro vogliono salvarsi, quindi ci fanno la guerra. E noi dobbiamo essere bravi ad abbassarci al loro livello e fare legna anche come loro. Sinteticamente la partita come l'hai vista? Cioè il Grosseto si è disputato una buona gara, Sì, ha fatto voi una avete partita vinto magari anche maschia. meritatamente, però voglio dire, come l'hai visto lo svolgimento della partita? No, Mi sembra abbiamo. che comunque l'occasione del Pescara sia comunque scavalcando il centrocampo, cioè con delle combinazioni di contropiede, perché il Sì, centrocampo, come ha detto ma. pure Zavoli, si è fatto un po', ci sono un po' di Venivamo difficoltà soprattutto. da un periodo di insicurezza, però piano piano la ritroviamo. Basta, l'ho detto, abbiamo vinto una grande partita, non era facile vincere contro il Grosseto che si deve salvare, quindi. L'ho detto prima, era una partita difficile. Poi abbiamo avuto pure molte occasioni, alla fine anche col tiro di Pompetti che ha fatto una grande parata. Poi il calcio ad episodi, si sa, ci hanno detto meglio a noi. Sono partite che sono andate, dobbiamo guardare il presente. Il presente ora ci dice che stiamo a più o meno 2 dal Cesena, a meno 1 dall'Entella. Dobbiamo vincere queste due partite, poi alla fine. Vediamo anche i risultati loro, se arriviamo quarti, arriviamo quarti, se arriviamo terzi, arriviamo terzi, se arriviamo quinti, ci giochiamo sempre la carta, tanto si sa, i playoff devi vincere sempre per vincere il campionato. Giovedì vi aspetta una battaglia a Pistoia, Pistoiese che oggi stava vincendo per 2-0 a Gubbio e che alla fine ha pareggiato subito il gol quasi a tempo scaduto. Sì, la Pistoiese è un'altra squadra che sta alla grande, ha vinto anche col Modena, quindi stanno in un periodo buono. Sappiamo la partita che andiamo a affrontare e noi andiamo anche noi là per vincere perché siamo una squadra forte e dobbiamo lottare, l'ho detto, per credere al terzo posto. Scusi, da un punto di vista tattico, i movimenti offensivi che vi ha chiesto Zavoli, che cosa differiscono da quelli che No, più o meno il mister sì, ci ha dato ha detto venite stretti, poi quando vi allargate, divertitevi. Davanti sfruttate le vostre qualità, sì, divertitevi, puntate l'uomo uno contro uno, giocate come volete, fate scelte che volete voi. Ci ha dato consapevolezza, il mister è un'ottima persona, subito ci ha dato serenità e continuiamo così, seguendo lui. Scusa, è stata la migliore partita di Lusi del campionato? Se lo dite voi, No, penso di sì. come No, la senti tu, come la senti? purtroppo a volte quando non segni entri un po' in un periodo che vedi che ho preso molti pali, gol tolti. Purtroppo il gol ti fa prendere autostima. Però le prestazioni penso che le ho fatte sempre, mi sono sempre impegnato al massimo e continuerò a impegnarmi perché segno o non segno, basta che la squadra fa risultato e io corro per loro, devo sudare la maglia.